Per fare scena. Allora, nel mese di febbraio, marzo e aprile, la maggiore attività che abbiamo per il bene delle nostre piante è quella dei rinvasi. Abbiamo visto che praticamente la torba in cui vivono è qualche cosa che è vivo, gli sfagni sono vivi, poi pian pianino si trasformano e diventano sostanze sempre più marce. Il contatto con l'acqua e praticamente il tempo che passa porta alla decomposizione dei materiali che compongono i substrati delle piante in questione, e quindi è necessario passare ai rinvasi. In realtà l'altra necessità è legata... Ciao, come ti chiami? Giacomo. Ciao Giacomo. E la realtà è che praticamente poi le piante crescono e arrivano al bordo dei vasi, iniziano addirittura, come in questo caso, nel caso della saracenia. La saracenia è una pianta carnivora del Nord America che produce praticamente ascidi alti anche 80, 90, 93 centimetri. E praticamente deve avere un buon vaso e una buona una buona base e buon terreno. Non gli basta più un vasetto del genere, ha necessità di praticamente più spazio. A questo punto è necessario procedere con lo svaso e il rinvaso. Per il rinvaso si utilizza anzitutto torba bionda di sfagno. Ne hai un po' così? Vabbè. Comunque praticamente una torba che è prodotta da quegli sfagni verdi che abbiamo visto prima, che abbiamo visto che poi facevano la palude dall'altra parte. E perché non si impacchi subito lo sfagno che è a contatto dell'acqua e così via, si mescola a questi sassolini bianchi leggeri. Vuoi prenderne uno, sentire come è leggero, che si rompe tra le dita? Che sono questo qua bianco. Prendilo questo qua, schiaccialo. Praticamente sono estremamente leggeri e poco consistenti e molto porosi. Sono materiale che si ottiene praticamente da scarti di produzione e è assolutamente neutrale. Quindi si può mescolare alla torba bionda di sfagno, quella che abbiamo appunto detto che si ottiene da quelle piante, che è praticamente un substrato acido. Cosa vuol dire acido? Praticamente un substrato ideale per queste piante, perché sono piante che arrivano appunto dalle paludi, e le paludi hanno questa caratteristica di avere praticamente delle caratteristiche di acidità. Dopo ve lo fate spiegare dalla mamma. Allora, praticamente abbiamo mescolato una quantità di torba. Quanto hai fatto? 50-50? È un po' più torbo, poi 60-40 sì. Sarà. Circa in percentuale, 50% torba e 50% questo materiale inerte che la rende un pochino più friabile, meno compatta, e oltretutto trattiene umidità, e però fa anche respirare la torba in se stessa. E abbiamo prodotto questo substrato che va benissimo per la nostra pianta. Poi voi dovete sapere che, come per le paludi in quota, serve acqua purissima, acqua o da scioglimento delle nevi o da pioggia. E infatti il trucco per non fare invecchiare e marcire la pianta, invecchiare il substrato e così, o comunque rallentare questo invecchiamento e favorire la pianta, è proprio quello di dare a queste piante da bere acqua assolutamente demineralizzata. Dove la troviamo l'acqua demineralizzata? O è acqua che viene prodotta per gli acquari, o è l'acqua del ferro da stiro.
quella va bene anche l'acqua piovana, però non dovrebbe essere presa in pieno centro Brescia, perché è leggermente sul marroncino almeno il primo, i primi due giorni di pioggia, purtroppo è... Però ragazzi, è vero, però è mescolata sostanze che purtroppo la rendono abbastanza inquinata. Comunque va bene anche quella del deumidificatore, va bene anche quella del deumidificatore, però con alcune cautele, cioè deve essere un deumidificatore che per esempio non ha le lamette delle elementi in metallo che rilasciano ioni di qualsiasi tipo, magari in rame, ok, sarebbe un problema, però fai un controllo così. Comunque anche l'acqua che vendono per i pesci non è particolarmente cara, e così c'è la possibilità di comprarsi anche l'impianto osmosi, proprio un oggettino che produce acqua liscia, fa bene al ferro da stiro, per cui anche le mamme lo utilizzano, e così, e praticamente ha un costo di produzione abbastanza ridotto, costa un pochino l'impianto in sé, non è da bere perché è assolutamente priva di sostanze, non ha molto senso bere quell'acqua lì, però effettivamente è acqua purissima. Se non volete far morire la vostra pianta, non dovete dare purtroppo appunto l'acqua del rubinetto a Brescia, perché le nostre acque su Brescia e così sono estremamente calcaree. Il calcare proprio, vi dico una bugia, perché in realtà alcune di queste piante anche nostrane vivono anche nel calcare, però praticamente per non saperne leggere e scrivere conviene utilizzare acqua demineralizzata. Potete anche comprare una bottiglia di acqua, non faccio nomi, tipo la Sant'Anna, che ha un residuo praticamente residuo fisso una volta che è fatta evaporare, bassissimo. Anche quella può andare abbastanza bene, ha un pochino di minerali, però diciamo si avvelena abbastanza nettamente. Pensando di cambiare il substrato con una certa frequenza, può bastare insomma anche una pianta, un'acqua anche di quel tipo lì. Qua è stata già anche un po' inumidita, e quindi il substrato è già stato inumidito con quell'acqua lì, è stato alleggerito con quelle sostanze neutre. Al posto di queste sostanze neutre può essere usato anche altre, tipo il lapillo, altri substrati e così via, però diciamo questo qua di solito è quello che si utilizza, specie per chi non ha troppe piante, così diventa la cosa più semplice da trovare in giro e da utilizzare. A questo punto abbiamo detto, la nostra pianta è cresciuta, guardate qua che grosso, questo qua è un rizoma, è una crescita praticamente, non so se lo vedete bambini, una crescita praticamente parallela. Adesso questo è il fiore che è il primo che spunta praticamente quando si riprende. Ci sono alcuni ascidi che stanno partendo, questi qua rossi che vedete. E poi c'è il fiore che prima della produzione appunto si sviluppa, anche proprio per non mangiare gli impollinatori. Insomma, probabilmente ce lo farebbero lo stesso. Allora, a questo punto dobbiamo decidere in che vasetto o vasone trapiantarlo, cosa facciamo? Ma io quella lì volevo anche dividerla. Sì, ce la facciamo dopo, mentre lo facciamo, però in che vasone mettiamo? Ok, dividiamo. Allora, iniziamo innanzitutto a svasare. Per svasare si schiaccia un pochino ai lati, si stacca quello che è praticamente il blocco, il pane di terreno, come si fa per qualsiasi altra pianta, non è che lo facciamo solo noi, e praticamente si fa scivolare pian pianino tutto il blocco. Possiamo notare, si conserva il biglietto dove c'è scritto che pianta è. Certe volte abbiamo piante molto simili fra di loro, è importante poterle distinguere magari dopo anni. E qua possiamo notare che oltre alla crescita superficiale, anche qua sotto vediamo le radici abbastanza robuste in questo caso, perché la saracenia ha delle belle radici, belle pelose, quasi ramificate così, e possiamo proprio pulire
dobbiamo far cadere praticamente la terra vecchia, pulire le radici. Per la radice, quanto tempo è che immagino? Quindi anche da non usarla però. Allora, per sapere se la... Allora, prima di tutto questa qua sarà in vaso un anno. Ma è un anno, sì, due anni. Almeno due anni. E per sapere se un substrato è andato, è proprio la pianta ha la necessità, così. Sono tanti trucchi. Uno è olfattivo, proprio si annusa. In questo caso, per esempio, non è proprio degenerata del tutto e quindi ha ancora un buon profumo. Il nostro annusatore d'ufficio prova a annusare. Ecco, ciao. Ah, vabbè, comunque vi assicuro che praticamente ha ancora un buon sapore, un buon odore. E sapore ci arriviamo dopo. Quando lo torna è marcita. Quando lo torna così ha proprio un effetto fogna, proprio puzzolente, nera, lascia, siccome si è sbriciolata, si è polverizzata, lascia come una polvere bagnata per sulle mani. No, si riesce a salvare. Sono piante che vivono nell'acqua, per cui sì, il substrato da fastidio, momento di cambiare. Sicuramente. Un altro trucco che veniva suggerito anni addietro era il trucco dello stuzzicadenti o comunque di un legnetto inserito nel vasetto. Quando poi si toglieva, un po' come la torta, si infila dentro il bastoncino, si lascia lì qualche giorno, magari si lascia sempre lì e così. Quando tiri fuori lo vedi che assume delle venature scure, bluastre e così via, è perché la torba sta... diciamo, i batteri stanno aggredendo addirittura il legno. A quel punto lì siamo parecchio avanti. Niente, io intanto sto accarezzando delicatamente le radici e sto pulendo, facendo cadere tutto il possibile. C'è chi arriva a lavarle, spruzzata, così via. Forse un pochino anche eccessivo, però insomma si può arrivare a quello. Soprattutto si arriva a quello quando si vuole arrivare a vedere esattamente la forma del rizoma. Perché? Perché il rizoma cresce praticamente a blocchetti, a moduli, non so come definirlo. Un po' come la gramigna. Praticamente, sì, non ho visto la gramigna. Però ecco, voi immaginate le dita di una mano che hanno tanti segmenti, che cresce a segmenti che di solito rispecchiano gli anni. E allora che cosa succede? Se noi riusciamo a staccare una falange alla volta, riusciamo a suddividere il rizoma, magari tenendo conto anche dei punti di crescita, dei nuovi punti di crescita, dei nuovi ascidi e così via, e ottenere piante nuove. Da un blocco di questo tipo potremo tranquillamente arrivare a... Allora, comodamente 3, forse anche 5, avere lo strumento. Io farei solo 2 veramente adesso. No, perché guarda qua. Qua ce n'è uno. Sì, sì, dopo... c'è uno che parte laterale, si potrebbe farne 3 come fondo. Nulla vieta di tenerlo in blocco e puntare a avere un esemplare con più ascidi. Ho visto dei vasi anche da lui dove c'è la pianta madre, così. Vabbè, sono magari più piante, più rizomi o pezzi di rizoma che si sono allontanati e così, perché più corre e più la parte vecchia praticamente va a morire, un po' come le orchidee, come tutti i rizomi. E niente, sta di fatto che con grandi diciamo rizomi si ottengono delle fioriture e delle piante con ascidi multipli e notevoli. Niente, arriviamo. Allora, se tu avessi preso un rizoma di quelli buoni, praticamente ci sarebbe stato. Sì, allora. Di solito si riesce a fare, perché si hanno delle zone più sottili, più così, che diventa facile praticamente. Se c'è un bel rizomone. Questo qua è un rizomone di quelli cattivissimi. D'altronde è una pianta carnivora. Allora lo divido circa a metà e forse salterà fuori anche qualcosina di più.
cerchiamo di prendere in modo da fare un taglio netto. Bisognerebbe avere la forbice sterilizzata, lavata. È sterilizzata quella. Quindi, soprattutto per le mie dita, perché quella volta che mi taglio, se non altro. Così, fatelo fare ai vostri genitori questo. Che le dita dei genitori non so perché non valgono niente. Però praticamente abbiamo tagliato di netto. C'è chi mette delle sostanze antifungine, antimarciume e così via, però sta di fatto che abbiamo ottenuto praticamente due piante. Sono due piante uguali perché hanno le stesse caratteristiche e così via, che adesso noi abbiamo diviso. A questo punto, da questo lato sono rimaste molte più radici, da questo lato ne sono rimaste molte di meno, ma non preoccupatevi. Possiamo ridurre di questa magari la lunghezza di quelle delle radici più lunghe, ma questo viene fatto per spingere la produzione di nuove radici o la crescita di radici laterali, ma in questo caso hanno la tendenza a essere lineari e partire tutte dall'alto. Tagliamo le più lunghe così, se vuoi taglio di più. No, non serve perché è bella bianca, sì, quando la dice bianca vuol dire che è bella sana. È bella sana e quindi questa qua spingerà tantissimo. A questo punto abbiamo messo un po' in chiaro le nostre radici, possiamo passare al rinvaso. Si può utilizzare lo stesso vaso lavato, sciacquato e così, e ne utilizziamo un altro. C'è chi mette qualche cosa di più drenante, però se considerate che queste piante vanno tutte a finire almeno per 3 cm in acqua in piede sempre, avere sotto della sostanza drenante non ha molto senso. Non si va a prendere quella che abbiamo scartato, che è più impaccata, e si va a prendere la terra nuova. Un po' sul fondo, si guarda un po' l'altezza, si tiene il colletto che è la zona praticamente di congiunzione fra la parte verde esterna e la parte radicale, e praticamente si fa cadere pian pianino. Hai portato l'acqua? No. Io ho sete adesso. Ah, non per le piante. Si posiziona e pian pianino si fa scendere. Si toglie quello che si rompe. Con le dita intorno, così non entra, non restano gli spazi. No, non lo faccio, però. Ma chi del mio? No, ma sta bene, non taglieremo un'altra. Questo qua lo rivediamo fra qualche mese, sarà una pianta altissima, bellissima, purissima. Questa che pianta è questa? È una saracenia, una pianta del Nord America. Quindi non è una pianta da serra? No, no, questa qua praticamente è rustica al massimo, il problema è solo l'acqua. Questa qua io la tengo fuori, le tengo fuori tutto l'anno, sotto l'anno. E allora d'inverno gli ascidi si seccano, cioè hanno la tendenza a seccarsi. Poi in alcuni periodi dell'anno, e anche secondo il tipo della specie, praticamente vengono create delle piante, delle foglie non trappola, per cui dei fillodia, che sono esteticamente poco appetibili, però da un punto di vista della pianta praticamente le danno la possibilità di fare fotosintesi. Sono piante che hanno bisogno della fotosintesi come le altre, non è che sono diverse per il fatto che si catturano delle prede animali. Prepariamo anche quest'altra. Questa qua abbiamo più spazi perché così. Dopo queste piante vanno tenute con almeno due dita d'acqua al piede, al vaso, pardon. Non mai l'acqua da sopra. Allora, l'acqua da sopra va benissimo per alcune. Logicamente, se noi abbiamo a che fare con la saracenia,
L'acqua da sopra è poco indicata, per esempio, con le saracene ad ascidio alto, perché riempiendosi d'acqua l'ascidio diventa pesante e cade. È meglio dargliela solo da sotto. Queste altre invece hanno il problema che dargliela da sopra, se si esagera troppo, vengono un po' slavate della colla, per cui non catturano più, ok, in realtà in poco tempo recuperano. Diciamo che è buona norma dare da loro da bere, diciamo, da sotto. È buona norma, però. Per esempio il cefalotus è una pianta, il cefalotus è questa qua, è una pianta australiana, soffre un pochino di più da darle l'acqua da sopra, ma per sue caratteristiche, per la facilità con cui ammuffisce, catturando poi anche formiche abbastanza in quantità, hanno la tendenza anche a magari farlo marcire anche per quello e così. E poi le soffre un pochino per soprattutto le muffe, nel bagnare le foglie, la possibilità che ci siano muffe. Considerate che purtroppo, però diciamolo, sono piante che hanno dentro, cioè a me capita quando si apre l'ascidio, vi ho detto diventa i suoi 50 cm tranquillamente, rimane chiuso fino a che è arrivato a quell'altezza, si apre, a me è capitato in 3 giorni di vederlo strapieno, da non poter più entrare altri animali, per cui animali vivi e morti in putrefazione, se poi arriva anche acqua, sì, la pianta può essere più che sana, però la stiamo sempre coltivando in una maniera artificiale, in un ambiente un po' artificiale, magari in natura c'è più passaggio d'aria e questo porta via spore fungine, anche il sole stesso diretto è antifungino, mentre noi magari la teniamo in un angolino un pochino più sacrificato. È invasato? Uno cartelli? Sì. Cartello. E tagli il fiore, e spieghi il perché. Allora, nella saracenia tagliare il fiore, però è una leucofilla, taglia. Vabbè. Allora si mette il cartellino di riconoscimento, devono essere uguali perché si pianta così, e passiamo al taglio del fiore. Allora, questo a me piace moltissimo il fiore della saracenia, anche questo cresce almeno un 30-40 cm, si gira e poi ha questo cupolone che sembra quasi un extraterrestre, una pianta particolarissima. Ha questi petali cadenti, è molto spettacolare. Però, come tutti i fiori, è una causa di stress per la pianta. E allora è meglio tagliare i fiori quando specialmente una pianta ha subito un rinvaso o non è abbastanza forte per sopportare una fioritura. Sarebbe una fioritura magari stentata e così. Anche il fatto di tagliarlo vuol dire che non viene più prodotto l'ormone che spinge alla formazione dell'organo floreale. E praticamente l'organo floreale è bello. E praticamente viene reciso proprio per dare più forza alla pianta. Nel caso della saracenia non è così importante. Nel caso della sua pianta, che dopo tenteremo di salvare, però siamo proprio. No, ce la facciamo. È una dionea. Però praticamente dovremmo tagliare assolutamente gli steli a fiore, ma sei sicuro che non è una dionea? No, l'ho visto anche, però effettivamente sì. E praticamente dovremmo toglierli per dare più forza alla pianta. Come è così? Per tante è stata un po' troppo. Per tante non si vedono. Comunque anche per queste dionee fra qualche giorno probabilmente butterebbero fuori quello che noi chiamiamo il pugnetto, cioè un piccolo scappo floreale che ha una forma proprio, sembra un pugnetto con le dita chiuse, che esce fuori. Togliamolo quando le piante sono diciamo un po' stentate o piccoline, perché gli stiamo togliendo solo e unicamente forza. Piccola consolazione da questa. Come si dice il termine tecnico del taglio del fiore? Sì, ma c'è il suo nome tecnico. La decisione del fiore. No, va bene, non mi viene. Niente, praticamente, piccola consolazione.
si può tentare di fare talea dallo scappo floreale, cioè nel caso della Dionea si può tentare di spezzettarlo e metterlo in torba così, umidità alta, e certe volte nasce la piantina di Dionea nuova, piantina. Epifissi floreali. Apomissi. La pomice, no, ma è un'altra cosa, la pomice. Non mi ricordo come si dice. Va bene, procediamo al taglio, che non preclude quest'anno, ma l'anno prossimo chissà che cosa succede. ne verranno fuori tanti altri. Queste qua sono pronte. Passiamo velocemente alla Dionea. Nella fertilizzazione di quella lì richiede. Ah, concimazione? Niente. Niente, proprio niente. Assolutamente niente. Per loro, allora, noi diciamo mai, perché quello che facciamo noi come esperimenti e roba del genere è talmente una cosa embrionale e diciamo non comprovata, che è meglio lasciarla fare a quelli che vogliono ottenere qualcosa. Senza fertilizzare in quella situazione. Loro sono piante, anche perché sono piante che sono state senza, carnivore perché non avevano niente da mangiare. Se io do l'azoto, praticamente la pianta muore avvelenata. Quel substrato lì e l'acqua, basta. La pianta dovrebbe riuscire. La pianta assume tutte le sostanze che ha bisogno dalle prede che cattura. E il dal sole, è una pianta che ha il suo ciclo. Vantaggio per la... Sì, insomma. Ecco qua, possiamo notare per esempio torba più vecchia è diventata, allora, famosa, prima di tutto, allora, questa è una Dionea sempre del Nord America, della zona a sud del Nord America, Virginia, Florida, quelle zone lì. Guardate, questo qua è andato. Allora, prima cosa, le radici non si notano perché sono nere e capelliformi, sono quasi inconsistenti, sono le più grosse, sembrano dei grossi capelli, però poco di più. Se si sente, è ancora buono l'odore, però è il colore è proprio andato, se guardate è nero, praticamente sta marciando. Tra l'altro è solo torba senza perlite. Non è alleggerita dalla perlite, è meglio alleggerirla sempre. Qua abbiamo un nugolo, un insieme abbastanza, probabilmente una semina, che ha portato a avere tante... Una pianta sola. Una pianta sola che si è divisa e praticamente ha portato a avere tante piante. Qua abbiamo un pseudo bulbo, è un rizoma un po' particolare fatto dalle foglie avvicinate fra di loro. Io pulisco lo stesso, qua le radici sono molto ma molto ma molto più delicate, quindi bisogna essere estremamente delicati, e vado a cercare tutte le piante che ci sono in questo blocchetto di torba asfittica ormai. Vediamo qua. Bisogna alzarlo, mi sa. Riesci a alzarlo un po' perché continua a tenere qua, non lo vede nessuno, devi guardare. Niente, praticamente non so se riuscite a vedere. Guarda, almeno. No, devi girare il manico, quell'altro, quello lì. Questo. Sì, giralo. No, lo devi sbloccare, proprio lo giri e lui diventa. Ok. Alzalo. Buono. Ok. Allora, se voi guardate qua sotto si vedono praticamente le nostre piantine, per la parte che è rimasta interrata sono foglie bianche praticamente. Adesso le apriamo sempre di più. Qua sarebbe stato forse l'ideale avere un po' d'acqua, così ve le facevo vedere così. Comunque praticamente fatelo girare. Posso? Certo. Okay. Certo, aspetta che... Questa è una unica, sì. Te la passo subito. Ma non è acqua? È messo un po' di... Solo di bellezza. Allora. Guarda, sotto praticamente le foglie si sono unite e formano praticamente un rizoma. Riesce orizzontale anche il terreno. Si continua a svilupparsi per nuove foglie, continua a crescere lateralmente. Nel frattempo ogni tanto passa una piantina nuova, quelle che ha staccato lì prima, le piantine nuove laterali. Quale preferite di tutti questa? È stata definita la pianta più spettacolare da un tale Darwin. Vale. Adione.
Questa è proprio, sì, è quella più commerciale. È quella più commerciale, ma anche effettivamente la più spettacolare, perché è una pianta che oltre al movimento, non so se l'ha mai vista, che praticamente che all'interno, quando arriva un animale vivo che passa all'interno, ci sono tre peletti, se tre peletti da un lato e dall'altro della foglia, se vengono toccati quasi contemporaneamente, praticamente lei si chiude. Non solo, sa contare, perché devono essere toccati praticamente almeno due peletti, non ne basta toccare una volta. Questo perché così evita di chiudersi. Materiali, esatto, dall'acqua, solo vedi male. Oltretutto sa contare, ma sa anche riconosce anche il tempo, perché devono essere toccati entro un determinato lasso di tempo, perché sennò non chiude lo stesso. Sì, esatto. Logicamente noi proiettiamo una forma di intelligenza, in realtà sono meccanismi praticamente di crescita e di cambio di turgore delle cellule. Per portare le piante, per sì, che la costola cambiando di turgore, sì, no, ce l'ho. Praticamente si chiuda e diventa l'altro. Se c'è dentro la preda, riconosce che c'è la preda e rimane chiusa e continua a tenersi chiusa. Se non c'è dentro la preda o se c'è dentro un sassolino, lei riconosce che non è un roba da mangiare, quindi praticamente si riapre e lascia così, perché inizia a digerire e quando sente che c'è sostanza mantiene la chiusura, se non la sente praticamente. Allora, abbiamo recuperato una, due, tre, 4 e mezza, 4 o 5 piantine. Fai così, mettile nei vasettini piccoli, che poi le linee le caliamo i bambini. Va bene. Che vaso quella nera? Allora, qua bisognerebbe avere il tempo di togliere le parti, le foglie andate, le parti marce. E a questo punto, anche l'acqua d'oro non è male. Sì, sì, lo sai, la Sant'Anna 28, credo che sia una delle cose così. È tremendo anche dopo vai in bagno tutta notte. Però è leggerissima, penso che sia una cosa. Comunque anche l'acqua d'oro deve essere buona. È abbastanza buona. No, non tocca. No, non tocca niente. No, no, non succede niente, guarda. Vieni, d'accordo. Ah, che luce! Basta, sta fermo, hai già provato, basta. Tu guarda, ci sono già su, vedi, guarda, ci sono su qualche moschino attaccato, quindi prendi che prende quest'anno. Rosera. Questa qui è ma voi fate cos'è, un gruppo apposta per le piante canine? C'è l'associazione italiana e le piante canine. Associazione italiana delle piante canine. In un anno si questo è quello che quale qual è che aveva in mano questa? È quella che mi è passato più peso. No, no. No? Era. Era quella? La mia era. Avete una no, ne aveva un pochettino di più di quelli lì. La sede è la Giappone, che sono rivolte in giù. Scusa. Altro, attualmente in Italia siamo gli unici come gruppo sul territorio che fa qualcosa del genere. Bellissimo. Te lo dico appena lo vedo. L'associazione in tutta Italia sono circa 500, arriva una quindicina di sottolinea. Più o meno. No, quello di prima era quello per l'ingrandezza. Quello di prima avevo quello. Sì, ma non è ancora cresciuta. Ma non preoccupate che cresce. Sì. Ma sto guardando come impiantare quelle cose io. Allora, da tenere in no, in casa, questa qua sta benissimo al sole. Posso vedere? L'importante magari non è questa. Sì, adesso ci pensiamo alla tua. Ma le mie amiche sono la casa di avevo quella lì io prima. La casa di Hermes? Certo, lo rinvasiamo, lo dividiamo, metà per uno. Io metti, no, la mia è più bella, la mia è più bella.
Questo qui avrà 5-6 anni. Lo sostituisco per poco, non so se ricordo un po' male. Scusa, io è la bocca più grande, quella qua. Ma tutti crescono, guardate che sono tutte sorelle queste. Davvero? Sì, arrivano dallo stesso posto. Dalla stessa base. Sì. Basta, mi sta molto a eccolo lì, la mia piantina morta. La mia preferita è morta. Poverina. È morta. Prima è sì. C'è il cadavere. Col metodo che stai prendendo te per me di solito lo ma era di grande che non c'è. Venga, fanno il piantino per spettacolarsi. Quindi è che spero. Però d'inverno si dovrebbe si secca tutta o perché la mia questa estate era bellissima fino a questo autunno le aprire tutto ma come le getti però quest'inverno l'ho tenuta tipo in una serra si è seccata ricordate che la parte sud del territorio si è sempre bella. La terra quando l'ho controllata era già secca terra secca se da una saracina resiste qualche giorno ma da lì non se la fai seccare completamente che cosa fai? Toni Toni ti lascia. Non controllavo, non l'ho controllata per 15 giorni. Sono un po' di sciocco. Adesso ci manca l'acqua perché l'ideale sarebbe dare una spruzzata sopra che si liberano un po' di tutta la terra. Ok. Rispetto alle salatine. Parli magari con 15-20 giorni più tardi. Allora fai la ci farò tu no piante le capelli. Ok, queste qua sono piante abbastanza semplici, resistenti, tant'è che quando ero un po' più grande di voi ho tentato di metterle in giardino al posto dell'erba. Non è andata però, era bella l'idea. Allora, qua questa pianta qua produce una quantità impressionante di semi. Da questo fiorellino qua. Sta già fiorendo. Sta già fiorendo perché poi era al caldo. Qua per esempio come substrato c'era questa qua è l'espagno che si sta trasformando in torba. Era spagno morto. Qua sotto tutte quelle che vedete sono tutte piante. Tutti i semi. No, tutte piante. Stanno per crescere. Sono già cresciute. Vuol dire scusa se posso. Questa qua ogni cosa verde che vedete è una pianta. Una piantina. Sì. Non solo, c'è sotto anche una saracena. C'era ancora più grande, certo la pompa già fa il treno. In questo caso, queste qua sono tutti fiori. In questo caso praticamente metteremo più piante assieme, magari un po' più allelate, in modo che possano crescere un po' di più. In teoria potreste mettere anche una singola pianta in un singolo vasetto. Però questa è una temperata, si comporta come le nostre. Se c'è un'omega mesh, più un mese fa non vedi niente, ce l'ha nero sul tavolo. Ecco, era questo quello che avevo. Ti è già ricresciuto un po'. Perché aveva il gambo nero? Sì, perché la mia sta gettando adesso. Diventa tutti neri da un po'. Questo qui aveva un bel vaso qui davanti alla finestra. Le zanzare sono dietro tutte dentro. Oh, veramente? Dammela. La compro. E lui come fa? La compro. E lui come fa? Con tutte le zanzare che ci sono nell'ultimo. Questo come si chiama? Una frusina di quelle là che sta. Allora se mi prende le zanzare.
vinagre, drosera vinagre. Dicotoma. Ma le zanzare sono a tracce da questa piazza? No. Le prendono casualmente, esatto. Allora gliela tiro dietro. Marco, io non sto via a dividere. Ma no, se ciuffi, mata di dividere. E via. Che se non finisci più te. Ciao. Ma lui mi sfrutta, eh. Senti, viene un capitalismo, senti. Ma rimangono appiccicate anche quelle grosse, quelle mosche rimangono. Sì, che è per mosche, questa qui si riesce a essere farfalle. Ma che si chiama quella questa? Dopo stanno lì un po', staranno lì qualche giorno. Ma sembra di essere di essere ci vuole qualche giorno perché venga. Poi tra l'altro praticamente loro tutte le piante carnivore assorbono solo i succhi che ci sono dentro l'interno e poi rimane la parte esterna del la pizzica di queste quello lì? Di queste, probabilmente quella che ho in mano qua. Quella che? Quella che ho in mano adesso. Questa? La capenza, sì. Magari fa questa no. Chi è? Sì, quella lì sì. Ma è legato alla superficie che ha in questo caso di incollaggio. Però quella lì è una bella pianta. Non sono uguali, questa è quella. No, guardate come sono le foglie, vedete che sono, si raddoppiano, triplicano, quadrano, lì quante corna che ha. Però anche quella lì ha un po' la colla. Sì, sai che ne ha un tipo che si inventa quella lì. Multifida estrema. E questa si riproduce da solo. Aston. Oltre all'estrema ce n'è ancora una. Sì. Multifida estrema 32. Perché le 64 erano. Porca miseria. Quasi sarà impossibile. Però che bella che è questa. Eccola lì, è un'australiana mangiatrice di formiche. Già è molta luce. Già è molta luce o fa la doccia senza. Diciamo. Le paludosi sono sgombri dove arriva luce diretta dal sole, così. Ci sono, sì, però le orchidee dipende, queste tendenzialmente direi moltissimo arancia. Meglio se arriva di sole, la nepente se meglio sì. Quella lì è una tropicale, quella non deve scendere di sotto di 10 gradi. Attento a non farti mangiare. Quante ne hai? Lui promette bene. Bello. Marco! L'hai trovato? L'ho trovato, era lì sotto tutto. Che lo tengo però. Mi sa che era molto mi penso lì. Mi sa che aveva mangiato. Non sapeva cosa mangiare. Possibile? 2008? Una segna del 2008 quella. Sì, non è che danno molta soddisfazione. sì, vabbè, era un po' sacrificata. Quella io la provo nella capesi cosa può fare. Ah sì, la tira ai minimi termini. Ti faccio anche il cefalotto. Cosa mi metti il pavino di Quindes per forse? No, la sento la prendo ancora uno. Per me devi affittare parte della tua serra e ci guadagni. Sono affitto a metri. Metri. È vero che sei una bottiglia tagli tipo così su, da giù e sui tappi fai delle buche e poi fare un bagno. Sì, però devi stare attento. Cioè si può fare. Devi sapere che per trasportare le piante tropicali nel 1800 avevano utilizzato proprio un sistema di questo tipo, cioè delle bottiglie di vetro chiuse che creavano un ciclo praticamente vitale che veniva mantenuto dall'acqua che evaporava e poi ricadeva e quindi permetteva di trasportare le piante praticamente da un
attiva magari per 6 mesi in mare senza perdere la pianta. Però il problema è che se prendono troppo sole diretto, la temperatura sale troppo e cuociono. No, diventano... sulla plastica. Di plastica vuoi farlo? No, l'avevo già fatto. Diciamo che può andare bene, però ha sempre il problema della temperatura, che se sale troppo ti cuoce la pianta. Come battini in pratica la tenevo a volte fuori, a volte. Facciamo fuori. Il suo. Andiamo. Vado? Come ti chiami, Marco? Anche prima eri Marco, tu vieni in giro. Anche prima eri Marco. Dove c'è? Vedi con la pianta lì. Allora, primo, questa non è torba. Me ne sono accorto. Avete usato terra. L'ho presa così veramente, non ho capito. Che bella sana questa. Ah, il rizoma, guarda che roba. Salva, salva. Salva. Salva, salva. 3 piante hai. Qua si è diviso il tuo rizoma. Questa sarà un po' difficile, però tentiamo anche questa e anche questa un po' difficile, però questa sì. Però anche della pancia tenso, anche tanto bianco, è più della metà, è molte le 6 le 3. Mangiamo suo. Quest'anno non ha più tutto, sì. È da ottobre che non... Marco, ci regali un vaso? Mettiamo un vaso nuovo. Ma ci sono anche più piccoli qua dentro, se te ne servono. Ah, dammelo più piccolo. Questo dovrebbe andare bene. Allora ho tolto tutte le parti praticamente che si erano diventate marcate. Il rizoma è buono. Guarda, bello. Bellissimo. Questo lo taglio. Per forza, non ti serve a niente, guarda. Perché? Purtroppo si era anche seccato in punta. Perché il fiorellino è simpatico, però in questo caso non ti avrebbe fatto i semi. Ti ruba la forza. Allora, per adesso ti consiglio di non farli venire su se arrivano. Tagliarli sempre finché non hai una bella pianta in un vaso grosso. Vedo cavi. Questa purtroppo vedo cavi. Ho dei dubbi che si possa. Tentiamo, però. No, no, non tentiamo. Se viene bene. Hai capito la cosa importante? Dire al papà di bere l'acqua giusta. O l'acqua da spirare, da prendono le tante. E prima torniamo a qua. Ci sono, torniamo qua. Ci piace, è necessario. Una cosa, tentiamo di fare questo. Se vedi che diventa neri, togli. Però se non togli, vedi che, non so, sta crescendo un po' di cosa, ok? Allora prova a lasciarlo, non si sa. Questo è un bel esperimento. Dopo mi viene a dire com'è andata. La cosa importante è l'acqua. Allora, piccolo trucchetto, vedete come le mettono anche in generale, praticamente le mettono in cose che mantengono umide. Qua uno mette l'acqua, sì, almeno 2 dita, e praticamente mantiene l'umidità generale. E, diciamo per fare quando è per esempio appena grossa difficile soprattutto l'acqua sì sì io mi ho trapiantato da sotto è meglio in questo caso e
vedrai che cambia. Se avete un po' di pazienza, cambia. Sì, sì, grazie mille. Di chi è questa? La di Nishi, ma portate un omaggio. Sarà regalata. Il ragazzo è di... Ma Mauri? No, non è... Scappato, è andato a vedere il cinema e ti lascia l'ho dall'altra parte, non sapete dove vi siete persi. Ma il pacco regalo non c'è dentro la Dionea. C'è dentro la Dionea. No, c'è dentro una Dionea che ha comprato l'IKEA. Ma di libri? No, l'ha dovuta montare. Ti danno le foglie e poi le devi mettere assieme e le incolli. Ah, sono quelle che si montano. Sì. Sì, si chiama questa qua è un'altra saracenia. Qua per esempio c'era molta più perlite, probabilmente il rapporto era 50-50. Ok, lo mettiamo dentro in un vasetto. Allora, se volete divertirvi, Marco il 24? Il 24, muniti di guanti, potete andare tutti da Marco a rinvasare. Da disposizione centinaia di piante, per cui c'è solo la bellezza di mettersi lì. Lui è lo shandy della stocchetta francese. Ecco, quella sarà lì, qui sono scontato. Sì, adesso sentiamo. Marco, cosa facciamo? Invece questa qua. Allora, i ragazzi, quanti ne abbiamo? Dagli un po' di... Sì, no, regalai ai bambini, dai, quelli che li vanno. Oh, però! Ma che ne più di te? C'è anche questa. Ce n'è un'altra? Che ne più di te? Lei si è fatto un po' precipitare. Sono io che ho esagerato, ma c'è tutto lì. Sì, va bene. Vuoi provare una... questa qua? È questa, queste qua diventano. Ah, ce l'hai già? No, perché che non ce l'ha? Tutti la vede, eh? I bambini, come... Dai, un bel calore. Grazie. Ne devi dare due adesso. Guardi che così la mette dentro. 20 anni siamo per non sentirli. Posso vederla? Vieni, guarda, mettila dentro. Ah, grazie. Volevo vedere questo. Le saracine, quante le messe qua? Le cose? E dopo le mette forme, dai. Strabella questa. Fa una roba. Butta dentro la terra vecchia di lì. E così le piante le mettiamo di qua. Sì, esatto. Grazie. Anche. Andiamo. Sì. Tu vuoi questa? Le metti nello stesso piattino, loro che escono. Così le metti vicino alla nepenta, vicino a tutte le altre. Grazie mille. Niente, figurati. No, questo qua che è matto. Sì, che è che peso, l'ho giù dalla lupe.
Complimenti, grazie. Grazie, non vi do la mano perché sono spacchettato. Vi ringraziamo. La Dionea, grazie a voi. La possiamo mettere fuori la Dionea. Allora, lei va bene in questa, adesso il fuori, tranquillamente. Diciamo che... Allora, dipende da che cosa vuol fare. Diciamo che si può tenere, diciamo, anche fuori continuamente, sempre sul basso, come dire. Togli le foglie. Grazie, ci vediamo. Salve. Ciao. 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 Buona continuazione. Guarda che se vuoi, se ti interessano le serate, passi da perché lo metti questo? Sì. Lo metti un passo? Sì, a lui. Tanto non c'è pericolo di portare quello.